giornata spaziale. Boom! Quella di oggi non solo perché proviamo la Audi RS3 in configurazione Nürburgring, mettiamola così, quella che le ha consentito di ottenere poco più di 7 minuti e 40 a Nürburgring, che è record per questo genere di automobili, ma anche perché siamo in una delle piste più belle al mondo, ovvero il Mugello. Ma la protagonista, chiaramente lei, ovvero la RS3, perché il nuovo modello che arriva in concessionaria nel 2021, quindi è già arrivato, ha 400 cavalli, quindi la stessa potenza del modello precedente, però ha 20 Nm di coppia in più, quindi 500, e soprattutto ha un torque splitter lì dietro che le consente di spartire la coppia tra l'asse destro e quello sinistro elettronicamente, andando ad attivare fondamentalmente delle funzioni di torque vectoring che le consentono di simulare il comportamento di una trazione integrale prevalentemente sull'asse posteriore, per cui è molto più bella e molto più divertente da guidare rispetto al passato, e soprattutto gira molto più forte. Ma quanto più forte, lo vediamo adesso insieme. Il rumorino è quello giusto ed è dettato dalla sequenza di scoppi di questo 5 cilindri straordinario, motore che adoro perché è top per quanto riguarda la sua vibrazione. Ma per ottenere questa performance, oltre a tutto quello che vi ho già detto, c'è una componente fondamentale, che sono queste, le scarpe, che sono delle Pirelli P0 Trofeo R, che sono state sviluppate appositamente per le caratteristiche di questa vettura, che sono un po' atipiche perché davanti le ruote sono più larghe rispetto a dietro, e soprattutto la costruzione di questo pneumatico è stata pensata per esaltare le performance di vetture anche come questa RS3. Battistrada asimmetrico, lo vedete all'esterno, è diverso rispetto all'interno proprio come disegno, ma soprattutto ha dei tasselli che sono molto larghi proprio per andare a simulare il comportamento delle slick. Non è una taroccata, e questa è una cosa molto importante, ma è uno pneumatico che potete richiedere, ed è questa la cosa bella, anche di serie, quindi nel momento in cui andate ad ordinare la vettura potete tranquillamente ordinarla con le Trofeo R, cosa che io farei tutta la vita. Chiaro che il mileage e soprattutto il comportamento sul bagnato sono un po' inferiori chiaramente rispetto a delle gommature un pochino meno normali. C'è da dire una cosa, che quando si viene in pista c'è sempre molto da imparare, e oggi mi faccio spiegare il Mugello dal mitico Gagliardini, fantastico. Buongiorno. Grandissimo, sei qui per Gazzetta, girate, devi guardare qua. Oh. Guardavo la pista perché non la conosco bene, cercavo un po' di imparare. Che matto che sei. Allora, pluricampione? Ma no, diciamo che ho sempre partecipato tanto, vinto poco, partecipato tanto. Vabbè, hai corso con tutto, con Lamborghini, sì, con GT3, GTU, tutto. La cosa bella è che appunto puoi spiegarci un attimino come funziona Mugello. Innanzitutto 5245 metri, sì, quindi una pista lunga. Tra sali e scendi, sì, veloce però lunga. Qua, a bomba. Si arriva forte, questa è la frenata San Donato, che è una delle più famose che c'è. E lì mettiamo a dura prova il carboceramico. Sì. Qui conviene ritardare o conviene... Ho visto fare varie traiettorie. Infatti è multitraiettoria, sì, vero? Sì. Tu che fai? Dal tipo di macchina che hai, se conviene uscire larghi o rimanere stretti. Quindi a seconda di come posso uscire, gestisco un pochino l'entrata. Poi qui si dà una bella accelerata, sì, terza, quarta probabilmente. Nella prima variante. Si taglia come maiali, la prima. Sì, sì, l'importante è rimanere molto a sinistra. Molto a sinistra, sacrifichi. Forte la seconda, esatto. Bomba. Veniamo giù verso la seconda variante. Si scordola. Si scordola, sì. Di brutto. Si scordola senza finire troppo sulla sabbia possibilmente. Si viene giù verso la seconda variante. Qua si stacca benino. La seconda variante si frena un pochino più soft, perché è una un po' più aperta, quindi è un po' più veloce. Io ti devo dire la verità, a me la Materassi Borgo San Lorenzo, se non ci fosse, sarebbe meglio. Ma in realtà è una curva molto particolare, perché sì, ci prepara poi. Esatto, questa invece punto, ha un senso. A un punto più particolare. L'importante è che qui entrare più stretti possibile, certo, forte la seconda, che è molto importante. E arriviamo a un punto abbastanza mitico. Sì, che era Casanova Savelli. Casanova Savelli, anche qui abbiamo più traiettorie, diciamo che quella più comune è quella di rimanere molto a destra per far forte la Savelli. E anche qui puoi tagliare molto all'interno di questo cordolo. Sì, sempre, cambia sempre se ci sono panettoni o meno. Certo, sì, seconda, dipende dalla stagione. Dipende, diciamo, dalla stagione, dipende anche, dipende anche dal dalla tipo macchina, di vettura, del tipo di vettura che abbiamo. Sì. Stretto, sì, bomba. Attenzione, perché qui c'è un cambiamento un po' di slivello, quindi si va giù. Si va giù tipo roller coaster. Sì, si va forte giù nella Savelli, anche qui si può scordolare facendo attenzione, perché se lo prendiamo troppo
purtroppo, siccome andiamo forte, c'è il rischio di rimanere. Sì, c'è la sabbia lì, tra l'altro. Esatto. Poi qui alleggerisci, poi giù. Allora, anche qui, a seconda del tipo di vettura, conviene sempre cercare di, in teoria, alleggerire. In pratica freniamo, perché certo, a seconda del tipo, anche di perché vettura, si inizia ad andare forte con le macchine di oggi. La gommatura di oggi, se ci permetterà, suppongo di sì. Qui pieno, qua devi solamente levare e dare, salita, vero? Qui si va in salita, normalmente sì, normalmente riusciamo anche, se siamo alla bravi, arrabbiata 2. Se siamo bravi possiamo, siccome è in salita, magari riusciamo. In Formula 1 fanno tutto pieno, esatto, da qui. Sì, in realtà da qui. Sì, bravissimo. Da qui tutto pieno, fino a qui praticamente, tutto pieno, fanno 677 all'ora. Poi arriviamo a scalpire Palaggio, anche una giornata importante questa, sì, qui, perché anche qui siamo un po' in discesa, certo, e è una variante un po' più anche ampia. Qui sacrifichi la prima per la seconda, esatto, dobbiamo essere bravissimi nel cambio di direzione a impostare bene la Palaggio. Correntaio anche qui è più o meno multitraiettoria pure questa. Correntaio multitraiettoria, difficile perché non vedi il punto dove andare a girare, quindi è difficile, certo, come frenata, e è difficile anche in uscita. Qui mi aspetto grandi cose dalla nostra vettura di oggi, perché di solito si soffre tanto di sottosterzo. Però oggi credo che sia il punto importante. Però forse lì, ecco, lì sfrutteremo, vedi che gagliardite, dà pure le dritte. E poi stiamo qua alle biondette, anche le biondette, qui. Sì, dipende dalla macchina, si può fare pieno o alleggerire. Dipende dalla macchina. Sì, dipende dalla macchina. Vai, dalla macchina. Normalmente si fa forte, quindi. Sì, si fa forte. Normalmente si fa forte. Bucine, fantastica. Bucine. Anche questa è multitraiettoria. Oggi è il tema di oggi. Importantissima. Perché? Ci mette sul rettilineo. Bravo, è quella che ci dà la velocità sul rettilineo. Esatto. Entra in gioco il capo degli istruttori Audi a dettare. Qua detta legge. Beh, certo, detta legge, detta legge. C'è anche una variante, dove la troviamo? Dove alla la troviamo? Il momento box. Ah, bravo, cos'è che c'è da fare? Tu già la vedi mentre. Ah, ma non facciamo ma facciamo pieno però al rettilineo. Fino a qua, fino a questo punto qua, e poi una cicla di rallentamento prima dell'addosso della. Oh, mi faccio dare le dritte, sei la gara, un fenomeno, oggi, cioè, tutto per rubacchiai. Io mi ricordo a Monza quando. Te lo ricordi con la Z4? Bravo, rubacchiavamo, hai capito? Per sapere i segreti quando per vincere. Allora, uno dei segreti di oggi, ma soprattutto del record al Nürburgring, sono le scarpe, come vi ho fatto vedere. Le trofeo R sviluppate apposta per l'RS3 hanno dato moltissimo in termini di performance. Oggi siamo con Matteo Braga di Pirelli, ovviamente, che ci può spiegare. Innanzitutto, cosa è stato fatto appositamente per l'RS3? Cosa cambia rispetto a una trofeo R tradizionale? Diciamo che questa è stata sviluppata insieme alla vettura, per cui le dimensioni, la costruzione è stata ottimizzata per le caratteristiche della vettura, per ottimizzare l'impronta terra, che poi è quella che ci dà la performance. Certo, ho visto il battistrada rimane uguale a quello delle altre trofeo R, è una gomma che ha un mileage diverso rispetto a quello di un... di una copertura tradizionale. Si può ipotizzare quanto dura utilizzandola per strada? Beh, dipende molto dallo stile di guida. Certo. Ovviamente utilizzandola per strada può fare migliaia di chilometri, utilizzandola in pista si parla di centinaia. Certo, quindi sono pneumatici che durano molto meno, perché chiaramente hanno una mescola, una performance che è stata studiata per la performance, mentre le altre sono gomme che devono riuscire a mettere insieme le due cose. Sul bagnato è meglio rispettare i limiti. È meglio tenersi un po' cauti, però le soddisfazioni che ti danno nel momento in cui ci sono giornate come queste, nel momento in cui si va al Mugello o in qualsiasi altra pista a girare, sono al top. La cosa che ti volevo chiedere è, che è anche una cosa molto interessante, si possono richiedere all'acquisto della vettura, cioè io posso, esatto, comprare la macchina così. Esatto, sono un optional che è nel listino della vettura, è una delle poche che ha questo optional e sono dedicate per sono marchiate per Audi, dedicate per questo modello. Tra l'altro, una delle caratteristiche strane di questa macchina è veramente legata alle gomme, perché davanti sono più larghe, davanti c'è un 2,65 mentre dietro si viaggia in 2,45, se non ricordo male. Come mai questa cosa? È proprio fatta per cercare di bilanciare la performance, il bilancio della vettura, quindi renderla magari un po' più, ridurre il sottosterzo, renderla un po' più sovrasterzante, quindi aumentare l'esperienza di guida, il divertimento in pista. Bene, adesso divertimento in pista, andiamo a provarlo insieme. Prendo la pasta? Sì. Ok, capisco. Dai, presentati. Serena, ciao, piacere. Serena, capelletti. Capelletti, collega. Giustamente, stai preparando i capelletti. Pasta. Facendo i capelletti, scherzo. Non è hai già girato? Sì. Bello. Ho fatto un giretto con le Don GT, consiglio. Ah, beh, quella elettrica. Sì. Vabbè. Ma è carina. Sì, vabbè. Capo degli istruttori Audi, presentati. Massimo. Cognome? Ciao, Perini. Ma no, dai, mi dico come cognome, dai, che brutto. Ho visto che c'è un regolamento incredibile per la definizione dei tempi. Come funziona? Spiegamelo di nuovo, perché non ci ho capito niente. Allora, durante le qualifiche prendiamo il tuo miglior tempo. Ok. Durante la gara
vediamo la differenza tra il tuo tempo in qualifica e il tempo che farai in gara, dove dovrai migliorare. Per non barare. Chiaramente, siccome tu sei troppo forte, no, ma non sono forte per nulla. E sai gestirti, visto l'esperienza, abbiamo detto 2.22 è il tempo che ha fatto Apicella, ex pilota di Formula 1. E quindi una garanzia. È chiaro che se mi fai un 2.40 in qualifica e poi fai 2.22 anche tu come Marco Apicella, non ci crediamo. Okay, e allora ti diamo solo un secondo di miglioramento ogni secondo. Invece se sei tra i 2.24 ti diamo un punto di miglioramento ogni decimo. Ho capito, va bene, quindi ti conviene quindi sempre andare forte. Bravo, perché qua bisogna andare forte. Dagli gas e basta. Esatto. Andiamo tutte, capito? Stiamo facendo girare gli altri per far gommare la vista. Ma pure te, lui prende in giro me, ma anche lui è qua fermo che studia, capito? Ma io seguo te. Tra l'altro sei uno dei possessori delle macchine più belle in assoluto, la prima GT3 della storia. Beh, grandissimo, 996. Oggi 23enne. Tra l'altro, omologata ASI. Tra l'altro, avevi 18 pollici. Sì, che e non ne 19. Non trovi più. Non trovi più. Michelin non lo trovi. No, no, Cap 2 si trovano. Si trovano. Pirelli non, però lì non si trovano. Pirelli non si trovano. Ed eccola qui la RS3 che mi aspetta per il giro di pista. Adesso facciamo una sorta di prova libera, per cui facciamo 2-3 giri per prendere un po' confidenza con la diversa configurazione del tracciato, chiaramente con la macchina, poi facciamo un po' di qualifica e poi facciamo la gara, ovviamente. Oh, eccoci a bordo, ciao! Mitico, presentati. Ciao, Alberto Anselmi. Mitico Alberto Anselmi, abbiamo fatto un sacco di gare insieme, 24 ore di tutti i tipi. Start. Me la sbombardi un po' subito? Facciamo l'intermedio, eh? Sì. Dynamic. Ok. Sì. Si è aperto anche lo scarico, perché ha la valvola d'apertura variabile. Bello? Bellissimo. Sei pronto per i tuoi 400 valvole? Io sono pronto, sì. Tu? Andiamo. Togliamo le quattro frecce e andiamo. È un po' che non gira il Mugello. Tu i 400 cavalli. È un po' che non gira, però sono 500 Nm, ne hanno aumentato... Leggermente la coppia, fantastica. Ma soprattutto cambia perché dietro c'è il torque splitter, che è un elemento che è stato realizzato in collaborazione con la Magna ed è una figata pazzesca, bellissima da guidare sta macchina, mi piace tantissimo. Allora ci facciamo così un giro di pista d'assaggio qui al Mugello, giusto per capire dove hanno messo i birilli i ragazzi di Audi. Non vogliono giustamente che saliamo sui cordoli, anche così per impostare un livello di sicurezza superiore per tutti i colleghi che sono presenti in pista e che magari non conoscono la difficoltà di questo autodromo. Ci lanciamo, quarta marcia, gira 6.500 giri, 7.000 giri quasi. Questo motore è un 5 cilindri realmente straordinario, che consente a questa RS3 di volare giù tutto. Vai, ci spariamo sul rettilineo dei box del Mugello. A metà del rettilineo è stata impostata una chicane che chiaramente dovremo percorrere il più velocemente possibile. Arriviamo a staccare, si entra a destra e cerchiamo anche qui un po' in stile slalom di passare velocemente. Terza, quarta marcia, quinta, abbiamo l'impianto frenante carboceramico e cerchiamo di così andare ad apprezzare anche quello che è il potenziale di questo impianto, che a differenza di quello in acciaio ovviamente è un po' più costante in pista. Riprende molto bene, ma soprattutto la cosa che mi piace di questo layout nuovo di questa RS3 è il fatto che sembra realmente di guidare una vettura a trazione posteriore, con un sistema di torque splitter lì dietro che consente appunto di aprire il retrotreno nelle fasi di accelerazione e consentire alla macchina di comportarsi come fosse una trazione integrale, mettiamola così, però con prevalenza sul posteriore. Poi si può tornare anche all'impostazione originale, tutta una questione semplicemente di elettronica, ma questa nuova funzione veramente porta all'estremo quello che è il livello prestazionale di questa RS3. Facciamo raffreddare perché ho già fatto un paio di giri prima, ma vi faccio vedere insomma questo Mugello che poi affronteremo nella qualifica e nella gara, un po' diverso perché appunto non si può passare sui cordoli, ma comunque sempre bello e sempre divertente. Dio, ma la pista fatta così non si può vedere.
vediamo, praticamente ci sono dei coni che delimitano la pista. Sì. E al Mugello succede che è un'altra pista. Giriamo in un'altra pista. Perché al Mugello devi farla correre molto, soprattutto in uscita dalle curve, e lì hanno messo il birillo a metà di dove devi. Quindi proviamo se la macchina ha sotto sterzo o meno. E non esatto. Ce l'ha. Gli abbiamo evitati. Esatto, una delle cose belle rispetto all'RS3 di vecchia generazione, che era sottosterzante, tutto quello che volete, questa qui è stata corretta sotto questo punto di vista, e si sente molto quando si guida. Chiaramente c'è l'impostazione dell'RS3 precedente, perché basta impostarla 50-50 e ritorna ad essere quel sottosterzantino che serve per fartela sentire come si deve. Però invece, quando la metti con l'impostazione un pochino più posteriore che anteriore, lì lavora, sì, lavora, sì, lavora come fosse una trazione integrale, però prevalente posteriore, ma proprio di meccanica. Sì, infatti è bella da guidare, mi piace tanto. Divertente. Sicuramente. Ed eccolo qui il segreto dell'RS3, ovvero il motore 5 cilindri, sequenza di scoppi, pensata per dare questa tipologia di timbrica, ma soprattutto per dare questa tipologia di erogazione. Motore che abbiamo già scoperto, già conosciuto, abbinato chiaramente a un cambio a doppia frizione 7 rapporti. Guardate che bello. Il motore della passione, firmato Audi. Top. Vai Udina. Ok, qualifica terminata. Abbiamo girato abbastanza bene, chiaramente per quanto possibile con delle gomme che sono un po' a fine vita, diciamo, però ci siamo divertiti. È una macchina molto sostanziosa e tra l'altro ha una bella capacità di tenere 3, 4, 5 giri tirati, che non è una caratteristica da poco, soprattutto quando si hanno i dischi freno
carboceramici, come dicevo prima il disco dietro in acciaio stona un po', ma comunque si comporta molto bene, la frenata è sempre molto sostanziosa, il disco davanti è eccezionale, la pinza chiaramente gli sta dietro alla grandissima, e rimane sempre anche un bel feeling sul pedale, che non è una cosa da poco considerando che questa è prima di tutto una macchina stradale, poi volendo anche una macchina da pista. Va forte, va indubbiamente molto forte, è bello coinvolgente anche il suono del motore, chiaramente con l'arrivo del filtro antiparticolato è diversa la questione del sound del motore all'interno di questo abitacolo, però è sempre bello grintosetto, e soprattutto una cosa che mi piace è che l'impostazione dei tecnici Audi è quella di farlo lavorare bene anche gli altri regimi, per cui si arriva verso i 7000 a bomba, divertendosi parecchiotto con appunto una capacità di assicurare feeling e anche di adattarsi a delle caratteristiche delle curve come quelle di Mugello, che sono assolutamente straordinarie. Levo un po' di pick up qua perché stiamo raccogliendo un botto. Sì, volevo levare un po' di pick up per gli altri perché glielo sto raccogliendo. Fate le qualifiche? Fatte le qualifiche? Io ho fatto 23. Siamo lì a decimo. Tu quanto hai fatto? 22,9. Bastardo. Vabbè, però se vuoi adesso c'è la gara, motte meno, Ma la gara come funziona? No, tu devi tirare. Motte meno. Va bene. Però c'era anche un problema di birilli. Qualcuno ha preso qualche birillo? No. Non è che eri tu il problema. No, non ho preso nessun birillo. Come tutte le trazioni anteriori, un po' di perché poi questa è la trazione integrale, Gagliardi. È una trazione anteriore con l'asse posteriore attaccato fondamentalmente, sì. Quindi diciamo che è comunque di base anteriore, ed è questo il motivo per cui davanti ha le gomme più larghe da dietro, perché davanti comunque di base andando normalmente si scarica più coppia che dietro, e comunque diciamo che è sempre prevalente, anche se poi ci sono le funzioni elettroniche che spostano dietro, ma è sempre prevalente l'asse anteriore. Detto questo, però c'è un po' di sottosterzino, ma questo è dato dal fatto che il motore è trasversale, anteriore, chiaramente il peso è molto avanti, e quindi devi imparare a levare un pelino di più in ingresso curva, però poi si ripiglia diciamo tantissimo da metà curva in poi, perché la coppia appunto si sposta e si sposta dietro e tende ad aprire anche molto. Va dove serve. Sai che secondo me questa è una bella caratteristica di questa macchina, cioè quella prima era sui binari. C'aveva un sottosterzino in entrata, ma era sui binari. Questa invece ha il sottosterzino in entrata tipico delle trazioni anteriori, tra virgolette, in barre integrali, però poi ti dà quel brio. Poi in uscita di curva sei un razzo, va a fionda. Quindi chiaramente è una situazione di compromesso, perché la situazione migliore sarebbe motore longitudinale, trazione posteriore, ma non si può fare, e quindi l'hanno fatta così. No, non c'entra. Non è fatta per averlo, più che altro. Attenzione, fermi tutti! Alessandro Vai, l'uomo più alto della terra, ma soprattutto anche una grande manetta, diciamocelo. Eri convalescente, però te vedo in piedi. Sono in piedi. Straordinario, ho fatto. Dopo ben 3 mesi. Diciamocelo, ho fatto un incidente molto grosso, molto brutto durante una presentazione stampa. Però sei qua con noi e questa è una cosa che mi fa molto piacere, grandissimo. Come sta andando la convalescenza? Sta andando, è lunga, ma un po' per volta. Un po' per volta, però sei venuto qua a respirare il profumino delle gomme. Il prossimo step è la moto. Aspetta che alzo, perché sennò... Sto andando tutte le sere giù a fare le prove, riesco a mettere la prima, perché le caviglie si deve perché sciogliere. Ti sei rotto le caviglie. Una e l'altra, sì. Vabbè, è così. Comunque dai, è andata bene, sono contento di rivederti e full gas sempre. Allora, scendiamo in pista. Dobbiamo battere Gagliardini, che ha fatto 2:21,9. Ha fatto Gagliardini. Dobbiamo batterlo assolutamente. Prima ha fatto 2:23. Ce la possiamo fare? Consiglio di Anselmone: guidi molto bene. Cerchiamo però di. Cerchiamo pulito. Di. Fare delle traiettorie ancora più pulite, fa scorrere il più possibile la macchina, ok? Ogni traversata è 2 decimi persi, quindi certo. Limitiamo al massimo le perdite di aderenza avantreno, ma soprattutto retrotreno, certo. E vedrai che sarà che ce la facciamo. Fantastico. Va bene, ci proviamo. Dentro, chiudi, morbido col gas. Vai! Vai.
adesso, dai. Frena, così, morbido, aspetta. Vai. Ah, che peccato. Ho perso un sacco di scorrevolezza. Sì, però l'hai tenuta molto bene, eh. Occhio, stai concentrato. Così, bravo, bravo. Grande. Sì, fai scorrere. Bravo. Morbido. Tieni la traiettoria. Tieni la corda. Morbido. Dai. Concentrato, benissimo, bene, molto bene. Apri, apri lo sterzo, apri di sterzo, così. Bello. Bene, ci siamo quasi, stiamo completando il nostro giro. Non so come sono andato perché poi i grilli sono messi un po' diversamente rispetto così a prima. Di 21,9 21,9 come Gagliardini, non ci credo, grandissimo. Bello, bellissimo, dai. Grazie dei consigli a Selmone, numero uno, io e te facciamo sempre una grande coppia. Vero, assolutamente. Grande. Hai visto che però abbiamo fatto scorrere molto di più l'automobile, certo. Meno di traverso, la macchina fa più strada, la impegni meno e la gomma è più prestazionale per più giri. Tra l'altro è strano parlare di traverso con un RS3, però in realtà questa macchina di traverso ci va e di brutto, ed è questa la caratteristica poi di questo modello 2021, che dietro apre, più tendente a essere ballerina sul posteriore. Certo, c'è sempre un filino di sottosterzo come tutte le macchine su base a trazione anteriore, e questa è una caratteristica, diciamo, di tutto questo genere di automobili col motore trasversale, ma poi da metà curva in poi è veramente molto sovrasterzantina, e se non la guidi pulita ti fa divertire, perché comunque apre il retrotreno esattamente come una macchina a trazione integrale prevalentemente posteriore, ma però perdi del tempo, e soprattutto ci sono dei momenti che è fighissima perché sta lei derapata, quel tantino che basta per farti chiudere, mettiamola così, la traiettoria un po' in anticipo, no? E questa è una doppia faccia di questa macchina che mi piace molto, è sempre bella, ha un motore bellissimo, e soprattutto questo motore ha la forza a livello di coppia per far lavorare bene il sistema sull'asse posteriore. Probabilmente una delle applicazioni di questa tipologia di differenziale, di questo torque vectoring, che è venuta meglio, cioè anche rispetto alla classe A, qui c'è più coppia, c'è più coppia a regimi diversi e la macchina si guida in modo differente. Non so se in prestazione assoluta magari la classe A va anche un pelino di più, perché comunque magari ha qualche cavallino in più, ma a livello di gestione dell'asse posteriore questa è tutta un'altra roba, è veramente una macchina che si guida e che ti fa impegnare realmente la guida, ed è questo poi il salto pazzesco che c'è stato tra la precedente RS3 e questa nuova. E gli addio, ho fatto 21,9 pure io, eh. Sei vicino. Quanto hai fatto te? No, lo vediamo dopo. Quanto hai fatto? Vediamo dopo se lo prendo. Ho visto dei birilli buttati giù, eh. No, io anche l'ho trovati così sparsi. Ne ho visti. Vediamo per cui, poi vediamo. Ho fatto meno oro. Quanto hai fatto? 21 e mezzo. Ma fa culo. Uno dei segreti che mi stava raccontando anche lui è che a telecamere spente. Ormai me lo può dire perché la gara l'ha fatta.
è che il segreto per andare forte con queste macchine, con tutte diciamo queste tipologie di GT, è andare piano. Perché? Andare piano. Infatti lui il tempo l'ha fatto facendo il video parlando, ma perché è così? Se tu vai piano la macchina la impegni meno. È vero, sei in casino, chi corre di più, l'elettronica lavora meno, lavorando meno è più forte, non c'è niente da fare. E poi diciamo dura anche di più la performance, perché se metti sotto meno pressione la gomma ovviamente la scaldi meno, esatto, eccetera, fai solo meno casini se vai più piano, è incredibile questa cosa, però è così. E soprattutto conviene sempre sacrificare un po' gli ingressi in curva, perché le curve sono corte e i rettilinei sono lunghi. Per cui questa sembra una cazzata, però se tu ottimizzi l'uscita di curva e riesci a sfruttare i tanti cavalli che hanno queste macchine, a dare gas, ma quando fai sul gas tanta velocità, fai tanta velocità, recuperi, perché il rettilineo è molto lungo, quindi se prendi 5 all'ora il rettilineo è diverso che prenderne 5 in curva, no? E questo è uno dei piccoli segreti che però funziona. E poi c'erano dei birilli abbattuti, quello non so chi li ha abbattuti. Lorenzo Corsani di quattro ruote, che tempo hai fatto? Ma 2.25. Beh, comunque buono, guarda che fare 25 è già un bel andare. Sì, però ho fatto l'errore di entrare troppo forte. Quello che dicevamo con Gagliardi. Non riuscivo a limitarmi perché la macchina tiene tantissimo e quindi ti dice vai, ce n'è ancora, invece, sportivo, poi l'uscita non era perfetta. Esatto, vedi, quello che dicevamo, cioè se perdi il rettilineo poi sei fregato. Sì, sì. Poi le ottime Pirelli Trofeo R. Le ottime! Che a 3.8 di pressione mi davano da pensare, ma io vedevo sul display, ho detto anche a quella. Praticamente stai prendendo il volo, galleggiava la tua a 3.8. Ma va bene, vai! Va buono, va. Stavo dicendo una cosa molto interessante, tra le varie, il mitico Lorenzone, ovvero tu guidi sempre. Da sempre, sì, diciamo che ho vissuto l'evoluzione della Semi Slick. Della Semi Slick, che poi è questa Trofeo R. Esatto, e all'inizio la Semi Slick era una gomma estrema che lavorava solo in una finestra a temperatura piccolissima, dove era difficile guidare forte perché dovevi capire molto la macchina. Certo. Oggi l'evoluzione tecnologica è arrivata a un punto tale per cui è una Semi Slick, va forte in pista, tiene in strada, se piove non devi preoccuparti più di tanto, e se ti vuoi divertire hanno anche una durata maggiore. Io l'ho vista anche nelle moto questa cosa, cioè è proprio l'universo gomma da automotive che sta migliorando, nel senso che si sta allungando la coperta. Quindi sono, mentre prima appunto la coperta era corta, quindi o la facevi veramente da pista o la facevi da strada, adesso più o meno riesci anche quelle da pista ad allargarle un po' più di più verso la strada. Le macchine più pesanti. Certo, molto più pesanti. E quindi anche con tanti chili in più da gestire, con gomme più basse, cerchi più grandi, perché i freni devono essere più grandi, certo, perché le macchine sono più pesanti. Quindi, infatti anche Gagliardi qua, che è timido, chapeau a Pirelli e Coma, diceva, sottolineava il fatto che hanno la spalla bassa, bla bla bla, costruzioni eccetera, e adesso giravamo 3.6, 3.7 di pressione, che è tantissimo, cioè è una roba, una bicicletta da corsa, però lavorava come pressione, cioè, sì, con 1700 kg di macchina, sì, però una volta si girava 2.7, 2.8, cioè con le macchine più leggere eccetera eccetera, e soprattutto si girava anche con pressioni, tu sì, su GT3 come giri, con che pressione con le Cup 2 a caldo, 2.5 2.5 a caldo. Dopo poi non c'è più più bassa. È una slick da competizione, un 18 su un GT3, quanto viaggia? Cioè Pirelli, non ve lo posso dire. Dopo da dove, vediamo. Da dove dicevi, si parte? Dicevi Lorenzo, scusa. Che io entro a 1.9 a freddo. E poi si alza la temperatura col calore, cioè, eccetera. Ora oggi non le tengono basse perché giustamente motivi di sicurezza. Sì. Però è anche vero che rispetto a quello che era una volta, o che sono altre macchine più leggere, è un mondo diverso. Mondo diverso. Non siamo andati male per nulla, però adesso cerchiamo di andare forte anche a tavola, perché piloti si è prima di tutto a tavola. Ottime, ottime, un po' meno ottimo. Tu stai facendo un piatto sportivo, Hai visto? Bravo, bravo, vedo che sei abbastanza... Artistico? Sì. Come hai impiattato, chef? Non sei male, io avrei fatto un bis di primi. Cioè lì mi sei stato un po' indietro con la pasta, però... Ma ci abbiamo... Lo so, ma bisogna caricare. Bisogna caricare sul certo. Vedi che sei piloto prima di tutto a tavola, lui ha detto cosa vuoi, assaggio tutto. Assaggio si fa a tavola. A tavola, certo. Ha detto, cosa ha detto? Assaggio tutto, hai capito? Come con le macchine, io voglio guidare tutto. Anteriori, posteriori, integrali, elettriche, benzina, pesanti, leggere, basta guidare, prossimamente gratis. Beh, ovvio. Chino la tua potenza. Buongiornissimo. Uomo straordinario. Come va? Tutto bene. Bene, bene, bene. Galeazzo, ti sto facendo lavorare. Ecco. Arriva il tuo. Eccolo qua lo sfruttatore, capito? Emilio Nore, ma che piacere, ma ciao. Che bello rivederti. Come va? Stiamo facendo... Sì, stiamo facendo una cosa... Come va, Galeazzone? Ciao.
Ma guarda che ho fatto un tempo buono, devi batterlo. Ah. Allora mi batto di sicuro. Formaggio a pioggia. Abbiamo la classifica e poi abbiamo anche il migliore. Per cui, terzo classificato mediano. Non ci credo, terzo, grandissimo. Differenza di 1,3 secondi. Molto bene. Tra le qualifiche e la sessione di gara. Poi abbiamo Roberto Pignoni con una differenza di 6,02. Poi vi spieghiamo perché questi tempi e la classifica. E il vincitore Andrea grandissimo con una differenza di 0,92. Perché il differenziale che abbiamo usato per il conteggio, per cui dei valori che abbiamo dato nascono dalla differenza dei tempi fatti. Hai capito, c'è il barbatrucco. Con il miglior tempo in assoluto di Andrea Gagliardini, il secondo tempo di Emiliano e il terzo tempo di Tommaso Ferrari. Beh, molto bene. Chi ha fatto il secondo tempo in realtà, come potete vedere, ha un 6,02, partendo però da un tempo sul giro molto più alto di 2,38, quindi abbiamo dei differenziali che ci hanno poi permesso, dei valori che ci hanno permesso di stilare la classifica. Questa, se volete, ve la lasciamo qua, intanto che pranzate potete vederla, se no la nascondiamo. Roberto, vieni qua. Mi hai battuto. Ma come ti ho battuto? Mi hai battuto, secondo sei arrivato. Ma non è vero. Sì, guarda. Ma tu sei arrivato primo. Primo. Terzo. Terzo sono arrivato. Come te? Terzo. Io terzo. Allora sopra. Sopra. Bravissimo comunque, grande. Dì, faccio una foto. Fa la foto. Almeno qui. Fa la foto, bravo. Indossato all'istante. Borsalino? Bellissimo, grazie. Grazie mille. Adesso lo proviamo. È troppo bello, bellissimo. È molto carino infatti. Per mezzo, col cappellino da aviatore, della Borsalino. E poi lo sponsor. Troppo lo sponsor, bello. Lo sponsor. Sponsor sempre, Borsalino numero uno. Lui deve mettere. Guarda che belli. Bravi, un applauso. Grazie. Come ti sembra? Non ci stava nel piatto, vedi? Imbattibile. Tanto di cappello. Molto buona sta pasta. La voglia. Col pesce. Straordinaria. Allora, eccoci qui, prova terminata. Onorevolmente battuto da Gagliardini. Ci sta. Tra l'altro complimenti per la moto, perché è una figata pazzesca. Grazie. È veramente molto bella, un po' tamarra, più veloce non si può. Molto bella, complimenti. Tra l'altro il Teneré super. Come moto comunque mi sono divertito un sacco, è stato bello incontrare delle persone che camminano e anche degli amici. Mugello, sempre straordinario anche coi birilli. Macchina che con le Trofeo R capisco per quale motivo ha fatto 7 minuti e 40 al ring, perché va straforte ed è una combinazione tra la macchina e la gomma che effettivamente esalta quella che è la performance della RS3, che già di suo con le gomme normali comunque va come un satellite. 380-100, ciao. 2,90 di velocità massima, ricciao, e comunque tempi qua al Mugello che spaccano. Quindi è una macchina molto completa, un salto generazionale dal punto di vista prestazionale rispetto a quella precedente, notevolissimo, anche se il motore poi è rimasto lo stesso da 400 cavalli, certo con 20 Nm coppia in più, ma più o meno diciamo che la performance è la stessa. Però bella combinazione appunto gomma, vettura, tanta roba. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, su automoto.it, dove volete. Mi raccomando, via la passione per l'auto e full gas sempre. Ciao.